Il quarto turno di tribuna elettorale ospita questa sera il Partito Comunista Italiano. L'interlocutore della conferenza stampa che sta per cominciare è l'onorevole Palmiro Togliatti. La serata ha senza dubbio i suoi motivi di interesse e non mi permetterò di togliere nemmeno un istante al tempo già troppo breve che abbiamo a disposizione per queste trasmissioni. Onorevole Togliatti, la prego. Prima di tutto, io vorrei rivolgere un saluto a tutti coloro che in questo momento mi stanno vedendo e ascoltando. Un saluto cordiale e un augurio che ciascuno dia un voto il 6 e 7 novembre che risponda alle sue convinzioni, alle sue aspirazioni e ai suoi interessi. Ma soprattutto un voto che consolidi e faccia progredire la democrazia nel nostro paese. Voglio anche chiedere scusa se forse il modo della mia esposizione non sarà pienamente rispondente ai criteri tecnici di questa trasmissione. Trasmissioni televisive, anche dedicate esclusivamente a temi politici, hanno luogo in Italia, se non vado errato, da 5 o 6 anni. Orbene, questa è la prima volta che finalmente un partito che sta all'opposizione, ma conta 7 milioni circa di elettori, può servirsi di questo mezzo di contatto con la cittadinanza. E si tratta di un mezzo pubblico organizzato dallo Stato, coi denari dello Stato, cioè coi denari comuni di tutti noi. Alla radio i commenti politici sono di tutti i giorni, ma è dal 1947 o 48 che non ci avviciniamo più a quei microfoni, né noi né gli altri oppositori del regime democratico cristiano. Se oggi vi è un mutamento, meglio un tentativo di mutamento di questa situazione intollerabile, è perché nei mesi di giugno e di luglio vi è stato in Italia un grande movimento antifascista e democratico che ha imposto al partito dominante un certo limite in questo campo alla sua prepotenza. Parlo del vittorioso movimento che liberò Genova dalla vergogna di un congresso fascista e liberò l'Italia dalla vergogna del governo clericale e fascista presieduto dal democristiano Tambroni. E giungo in questo modo subito al centro della posizione del nostro partito nell'attuale campagna elettorale. Nei primi 6 mesi di quest'anno l'Italia ha corso una pericolosa avventura. Siamo stati sul punto di essere respinti addietro verso un regime autoritario di tipo fascista. Il Presidente del Consiglio già aveva diffuso una specie di appello alla rinascita dello squadrismo. Sembra avesse persino pronta la sospensione delle garanzie costituzionali e in questo senso parlò alla Camera. Sulle piazze i cittadini protestavano, tumultuavano, i giovani erano alla testa delle manifestazioni antifasciste, vi furono i conflitti, i morti, il lutto che tutti ricordiamo. Eravamo in piena avventura. E chi ci aveva portato a questa situazione tragica? Il Partito della Democrazia Cristiana e i suoi governi con tutta la loro azione. Noi contestiamo dunque alla Democrazia Cristiana la pretesa di presentarsi come una specie di insostituibile baluardo della democrazia. Quello che la Democrazia Cristiana ha fatto e di cui persino si vanta è di avere modificato la sostanza vera del nostro ordinamento politico, per cui oggi di fatto esiste un monopolio del potere nelle sue mani. Vediamo le cose come stanno. Abbiamo una Costituzione democratica e repubblicana. Essa proclama la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, non la discriminazione tra i cittadini. Proclama la necessità di grandi riforme sociali per togliere il potere economico dalle mani dei grandi monopoli privati. Queste riforme non sono state fatte. Afferma che deve essere realizzato l'accesso di tutti i lavoratori alla direzione dello Stato, cioè esclude
che alla direzione dello Stato vi debba essere un solo partito, quello democristiano. La Costituzione garantisce alle amministrazioni locali piena autonomia, vuole che esse siano sottratte al controllo pesante, esoso e partigiano dei poteri centrali e dei loro agenti nelle province, i prefetti. Ebbene, tutti questi principi sono stati per anni e anni dimenticati, calpestati e lo sono tuttora. La Democrazia Cristiana si è occupata soltanto di prendere nelle sue mani tutto il potere e di tenerlo ad ogni costo. Il suo anticomunismo non è altro che uno strumento di quest'azione. Sono strumento di quest'azione i suoi accordi col partito fascista, di cui l'onorevole Moro ha teorizzato la necessità. In conseguenza di tutto ciò, chi domina oggi in Italia sono i gruppi più conservatori e più retrivi. Di qui esce la minaccia continua dell'avventura reazionaria. Oggi dominano i grandi monopoli, dettano legge le gerarchie clericali. Invece di avere una repubblica fondata sul lavoro, abbiamo un potere fondato sul privilegio sociale, sulla discriminazione, sulla corruzione, sulla sfacciata ricchezza di pochi. Persino in un momento come l'attuale, che la situazione economica è in sviluppo, il vantaggio non è andato e non va a favore di tutti. Dove regnano i grandi monopoli, il beneficio del progresso economico creato dal lavoro di tutti va a vantaggio non di tutti, ma solo di ristretti gruppi privilegiati. I profitti di questi gruppi sono cresciuti in modo pauroso. I salari, gli stipendi, le pensioni sono insufficienti. La vita dell'operaio è dura. La famiglia del lavoratore vive nelle strettezze. L'agricoltura attraversa una crisi profonda. Il disagio delle grandi masse, la miseria del mezzogiorno persistono, aumentano persino. Tutto questo è legato a un problema solo. Bisogna ritornare alla Costituzione e applicarne tutti i principi. Questo vuole dire però un mutamento radicale degli attuali indirizzi politici. E prima di tutto vuol dire che si deve spezzare il monopolio politico della Democrazia Cristiana. Ci si deve liberare dalle pretese totalitarie e dalla prepotenza di questo partito. Così ci libereremo in pari tempo dalla corruzione che oggi dilaga a partire dall'alto. Eviteremo di essere spinti ancora una volta a drammatiche avventure. Potrà essere finalmente realizzato l'accesso di tutte le masse lavoratrici alla direzione dello Stato, il che è la sostanza della democrazia. Questa è la svolta a sinistra per cui noi combattiamo, e le maggioranze democratiche, unitarie, antifasciste, che noi riteniamo debbano insediarsi alla testa delle amministrazioni locali, sono per noi un passo nella direzione della formazione di una nuova maggioranza democratica, antifascista, che stia alla direzione di tutta la vita nazionale. Partendo da queste posizioni, noi critichiamo e combattiamo coloro che non comprendono la necessità che il monopolio democristiano del potere abbia fine, e al soddisfacimento di questa necessità fanno ostacolo. In giugno le forze democratiche, antifasciste, popolari, sono state unite. Per questo abbiamo vinto e l'avventura clerico-fascista è stata stroncata. Queste forze, e prima di tutto quelle della classe operaia e delle giovani generazioni, devono essere unite anche adesso, anche domani, se si vuole fare opera di rinnovamento democratico. Il voto al Partito Comunista è un voto che garantisce che si andrà avanti per questo cammino, che è un cammino di libertà, di democrazia, di progresso economico e di pace. Onorevole Togliatti, la sua precisione è stata cronometrica. Abbiamo impiegato esattamente fino a questo momento 10 minuti di trasmissione. Prima tuttavia di iniziare le interrogazioni, nella mia veste, se permettete,
di garante e responsabile della imparzialità di queste conferenze stampa, debbo registrare una lettera ricevuta stamani che si riferisce ad una citazione occorsa nella conferenza stampa di ieri dell'onorevole Michelini. La citazione era stata fatta dal collega Pallotta dell'Ora, che è qui presente, e riguardava parole pronunziate dall'onorevole Moro qui nella trasmissione di Tribuna Elettorale. Ora, voi sapete tutti che di ogni conferenza stampa che si svolge in queste trasmissioni viene redatto un testo stenografico che la RAI ha cura di distribuire ogni sera, subito dopo la trasmissione, ai vari giornali e agenzie. Il testo stenografico naturalmente fa fede di ogni parola che qui è stata pronunziata perché è stato trascritto sull'ascolto dei nastri magnetici di registrazione. Tutti i colleghi lo sanno, anche il collega Pallotta presumo ne era a conoscenza. Ciononostante, dalla lettura di questa lettera che io vi trasmetto, risulta che la citazione formulata ieri non era fedele al testo stenografico e io ho quindi il dovere di dare lettura di questa lettera. La prego di rettificare cortesemente quanto il giornalista Pallotta prima e l'onorevole Michelini poi hanno affermato in relazione ad una mia risposta resa durante la conferenza stampa del 12 ottobre. Il giornalista Pallotta si è così espresso, apre il virgolato che si riferisce alle parole del collega Pallotta. L'onorevole Moro ci ha detto di avere appreso improvvisamente, inaspettatamente, l'appoggio dei voti missini al governo Tambroni. Ci ha detto di non sapere nulla delle alleanze, delle combinazioni governative che in Sicilia si stavano facendo tra Democrazia Cristiana e Movimento Sociale. Ci ha detto di ignorare la situazione nelle altre grandi giunte che esistono oggi in Italia. Continua la lettera dell'onorevole Moro. Dal resoconto stenografico delle mie dichiarazioni risulta invece, per quanto riguarda la Sicilia, che io ho precisamente dichiarato, aperte virgolette, la direzione democristiana non ha mai assunto la responsabilità dell'iniziativa con la quale si realizzò un certo accordo che portò alla liquidazione del governo Milazzo, chiuse le virgolette del testo stenografico. Per quanto concerne il governo Tambroni ho precisato che, citazione stenografica, quando il governo risultò appoggiato inopinatamente solo dai voti fascisti, quando il governo risultò appoggiato inopinatamente solo dai voti fascisti, la Democrazia Cristiana ne chiese e ne ottenne le dimissioni. Successivamente, nella valutazione del capo dello Stato, il governo, dopo l'ulteriore fallimento del governo Fanfani, fu rinviato al Senato, eccetera. Chiusa la citazione stenografica. Non ho mai detto, infine, di ignorare la situazione nelle altre grandi giunte che esistono oggi in Italia. Una affermazione del genere non si sarebbe potuta fare se, come vorrebbe la correttezza democratica e la particolare struttura di Tribuna Elettorale, che non consente una immediata replica, esponenti politici e giornalisti riferissero le espressioni dei segretari di partito già intervenuti attenendosi al resoconto stenografico con doverosa scrupolosità. La ringrazio per la cortesia, onorevole Aldo Moro. Ora io prendo lo spunto da questo caso per invitare i colleghi, ogni volta che si troveranno a dover fare riferimento, polemico o non polemico, agli interventi compiuti dai leader politici in questa sede, a servirsi unicamente del testo stenografico. Questo eviterà incidenti spiacevoli e eviterà ancora più queste interruzioni che io sono stato costretto a fare e il rilievo vale naturalmente per l'onorevole Moro come per l'onorevole Togliatti come per qualunque altro leader che qui si presenti. Aggiungo, scusate, che naturalmente questi due o tre minuti di tempo che siamo stati costretti a perdere per questa precisazione saranno aggiunti, come usa nel gioco del calcio, per il gioco fermo, alla fine di questa nostra trasmissione. Prego. Si tratta di un testo stenografico, io non ho citato questo testo stenografico. Voi avete i giornali per fare il vostro diritto di replica, non allunghiamo questi incidenti. Prego, prego, alla prossima seduta. Non possiamo. Prego, prego. Romolo Mangione della Giustizia. Onorevole Togliatti, ella ha parlato dei valori dell'antifascismo. Io le citerò in proposito l'unità di martedì 11 ottobre. Il giornale del suo partito sostiene che l'alleanza dei comunisti in Sicilia con Milazzo, con i socialisti e con i fascisti è stata una politica giusta
parole testuali dell'Unità. Sempre secondo l'Unità, il Partito Socialista Italiano fu giustamente e pienamente partecipe della politica di alleanza con i fascisti e non ha il diritto di accusare il Partito Comunista di opportunismo e di intrallazzi con le destre in Sicilia. Questa frase è nel testo dell'Unità. L'Unità ricorda anche che al primo governo Milazzo, nel quale era presente il Movimento Sociale Italiano, partecipò insieme a Majorana e ai monarchici proprio un assessore con la tessera del Partito Socialista Italiano. Quel governo, dice sempre l'Unità, ottenne il voto di tutto il Partito Socialista Italiano come il voto del Partito Comunista Italiano. Prego, rapidamente. L'Unità ritiene giusto, in base al testo che io ho letto, che i voti degli elettori comunisti e socialisti siano serviti per appoggiare un governo con la partecipazione diretta dei fascisti. Secondo lei, onorevole Togliatti, questa è una politica giusta o non piuttosto una politica immorale, una beffa a danno dei vostri elettori? Attendevo la domanda, collega. E vorrei prima di tutto lasciare da parte tutto ciò che si riferisce al Partito Socialista. È vero che nel primo governo Milazzo era presente un compagno socialista e che il Partito Socialista appoggiò insieme con noi il secondo governo Milazzo. Ma per quanto riguarda il giudizio sulla politica del Partito Socialista, credo che il collega potrà fare la domanda al segretario del Partito Socialista quando egli parlerà davanti a questo microfono. Per quello che riguarda il nostro partito, qui si commette un errore radicale, si inganna l'opinione pubblica quando si dice che vi fosse una collaborazione col partito fascista, col partito monarchico. Questo non è mai avvenuto. Noi davamo un appoggio al governo Milazzo per i motivi che non sto ora a esplicare perché sarebbe troppo lungo, ma quegli elementi di partiti di destra che entrarono nel governo Milazzo lo fecero rompendo la disciplina dei loro partiti. Ma tutti ricordano, se hanno letto i giornali, che quando si costituirono i governi Milazzo, il primo e il secondo, piovvero a Palermo covelli per i monarchici, Almirante per i Missini, per impedire che vi fosse qualche transfuga dei loro partiti che accettava di entrare in quel governo. E nonostante questo, i transfughi ci furono. L'operazione, quindi, semmai, fu un'operazione di rottura dei partiti della destra. E se i partiti della destra, in Sicilia, poi, hanno ricostituito la loro unità, ciò si deve alla Democrazia Cristiana, che ha stretto un accordo esplicito con tutto il partito fascista, con tutto il movimento monarchico della Sicilia. Questa è la verità, non si può dire cosa diversa da questa. Prego. Raniero Lavalle, del Popolo. Onorevole Togliatti, lei consentirà che noi tutti qui, insieme a milioni e milioni di radioascoltatori e di telespettatori, stiamo partecipando ad una grande manifestazione di libertà. Ma ella ha detto che questa delle conferenze stampa televisive sarebbe una conquista, una faticosa conquista del Partito Comunista in seguito alle manifestazioni di luglio. Ma allora si dovrebbe pensare che nei paesi comunisti il Partito Comunista si affretti, e senza fatica dal momento che detiene tutto il potere, ad offrire alle opposizioni gli schermi della televisione e gli altoparlanti della radio. A me pare che nemmeno le sanguinose ed eroiche giornate ungheresi di 4 anni fa abbiano portato il frutto di un accesso delle opposizioni alla televisione e alla radio. E allora, onorevole Togliatti, ci sa dire in quale paese comunista le opposizioni possono usare della radio o della televisione o anche solo servirsi della stampa per parlare male dell'intransigente ed oppressivo monopolio comunista del potere, così come ella anche stasera ha avuto la libertà di fare qui parlando a proposito, o meglio a sproposito, di un preteso monopolio democristiano del potere? Prima di tutto io vorrei rettificare. Io non ho detto che queste conferenze siano una conquista del Partito Comunista.
mi sono ben guardato dal dirlo. Ho detto che sono una conquista strappata da un movimento unitario che ha richiamato tutta la società italiana e il governo prima di tutto al rispetto dei principi della democrazia. Per quanto riguarda le radio degli altri paesi, io non me ne intendo molto, ma so che dalla radio sovietica ha parlato il vicepresidente degli Stati Uniti. Non credo che il vicepresidente degli Stati Uniti abbia fatto propaganda per il regime sovietico. Abbiamo ancora 10 minuti più il tempo fermo. Vi pregherei di essere brevi nelle domande, così come vedo l'onorevole Togliatti è breve nelle risposte. Prego. Franco Gerardi, dell'Avanti. Vorrei chiedere come può l'onorevole Togliatti, che ha avallato tanti compromessi della politica comunista, come può accusare spesso nei suoi discorsi di ambiguità, di pericolosità, di cedimento, la politica del Partito Socialista diretta a sostenere forze democratiche del mondo laico e cattolico soprattutto, che sono disposte non soltanto a rompere con il movimento sociale, con il neofascismo, ma anche con la destra nel suo complesso, politica che può considerarsi la sola possibile oggi in Italia per attuare una svolta a sinistra. Per quello che riguarda i compromessi del nostro partito, di cui il collega ha parlato in termine dispregiativo, bisognerebbe che venissero specificati gli esempi, che caso per caso si dicesse di che si tratta affinché io potessi rispondere. Per quello che si riferisce al Partito Socialista, ma noi non critichiamo tutta la politica del Partito Socialista. Noi siamo soddisfatti di una parte delle decisioni del Comitato Centrale Socialista, della decisione di costituire liste di blocco insieme con noi in tutti i comuni fino ai 10.000 abitanti nel continente e 5.000 abitanti in Sicilia, e degli accordi anche per altre situazioni che sono stati conclusi da parecchie organizzazioni del Partito Socialista. Quello che noi critichiamo nel Partito Socialista è la incertezza che esso lascia sussistere riguardo a ciò che farebbe domani se vi fosse l'alternativa tra un governo di blocco con la Democrazia Cristiana e un governo il quale invece si fondi sopra la unità di tutte le forze democratiche popolari, non escludendo il Partito Comunista. Cioè, noi chiediamo al Partito Socialista perché non dice chiaramente che è contrario alla discriminazione politica nei confronti del Partito Comunista. Noi riteniamo infatti che se si vuole veramente fare una politica democratica, se si vuole andare avanti, se si vogliono spostare forze anche cattoliche, democristiane, verso sinistra, questa è la questione centrale che bisogna porre e che bisogna risolvere. Sino che non si pone, non si risolve in modo positivo, come noi diciamo, questa questione, ritornando ad una politica di unità democratica, antifascista, popolare, si lascia sussistere un equivoco contro il quale noi combattiamo, che noi denunciamo, del resto, nella nostra polemica che nei confronti dei compagni socialisti è sempre amichevole, fraterna. Enrico Lucatello, dell'Italia di Milano. Onorevole Togliatti, il Partito Comunista, che protesta contro la partecipazione del clero italiano alle battaglie politiche in difesa della libertà religiosa, approva o ripudia l'atteggiamento ideologico e pratico del comunismo ateo che in tutti i paesi da esso dominati, dalla Russia all'Ungheria alla Cina, da più di 40 anni opprime e perseguita ogni religione? Per quello che io so, non vi è una persecuzione religiosa in tutti questi paesi che ella ha citato. Anzi, in Polonia vi è un accordo tra il Vescovato ed il governo, accordo dell'applicazione del quale si discute continuamente, si aprono dibattiti e conflitti. Vi è un simile accordo in Ungheria, vi è un simile accordo in Ungheria, in Cecoslovacchia. L'accordo tra la Chiesa Ortodossa, che è la Chiesa esistente nei territori dell'Unione Sovietica, ed il governo sovietico, credo che esiste, vi è pace tra di loro.
Per questo io ritengo che le cose che ella dice fanno parte di una certa propaganda anticomunista, ma precisamente di quella propaganda anticomunista che più di tutte manca di qualsiasi fondamento nella verità delle cose. Giorgio Vecchiato, del Giornale del Mattino di Firenze. Onorevole Togliatti, è stato fatto anche qui dentro un certo clamore intorno alle persone di qualche candidato entrato nelle liste democristiane. Ora risulta che a capo della lista di concentrazione comunista di Ponte Lambro, provincia di Como, c'è un signor Francesco Bosis, il quale signor Francesco Bosis è stato arrestato per contraffazione in concorso con altri di valori bollati per 56 milioni. Crede che sia anche questo un caso che meriti un certo clamore? Io non so se merita clamore perché io non conosco assolutamente questo caso. La ringrazio di avermi dato questa informazione perché sulla base di questa informazione potrò intervenire presso quella sezione del nostro partito perché se questo candidato effettivamente è indegno venga scartato dalle liste. Prego. Rossi, della Gazzetta del Mezzogiorno. Onorevole Togliatti, lei ci ha parlato, nel suo preambolo, di svolta a sinistra. Crede lei che la svolta a sinistra, così come la intende lei, possa avere qualche differenza rispetto alla svolta a sinistra di Nenni? Non comprendo bene la domanda, però per quello che la comprendo, se si tratta di contenuto politico, cioè di programma politico, finora io non ho constatato che tra il programma politico, le rivendicazioni politiche immediate e anche di una certa prospettiva del Partito Socialista e le nostre esistono profonde differenze di sostanza. Per questo la svolta nel suo contenuto politico credo che vada nella stessa direzione, tanto quanto quando ne parliamo noi come quando ne parlano i compagni socialisti. Paolo Alatri del Paese. Onorevole Togliatti, poiché lei nella sua esposizione ha fatto riferimento ai grandi fatti di luglio che hanno provocato la caduta del governo Tambroni e la successione del governo Fanfani, può dirmi qual è il giudizio che il Partito Comunista dà dell'attività di governo svolta in questi mesi appunto dal Ministero Fanfani e il giudizio sul programma elettorale della Democrazia Cristiana? Veda, collega, per quello che si riferisce al governo, dirò brevemente, si tratta di un governo monocolore democristiano, con la formazione del quale si è tentato di superare i conflitti che laceravano il Partito della Democrazia Cristiana, e per quanto si riferisce all'indirizzo, si tratta di un governo centrista, cioè di un governo che riproduce esattamente quella formula politica che gli stessi dirigenti della Democrazia Cristiana, in una grande parte, avevano condannata prima delle elezioni del 1958. Vi è una certa minore ostentazione della prepotenza democristiana negli atti e qualche volta nelle parole di questo governo, ma ciò è in relazione precisamente col movimento che vi è stato, con questa rinascita ampia, impetuosa di spirito democratico di cui tutti debbono tener conto. Noi poi condanniamo recisamente la politica estera di questo governo. Vi è stato un dibattito alle Nazioni Unite su problemi di importanza decisiva per la vita di tutti noi, delle nostre famiglie, dei nostri figli, per l'avvenire del nostro paese. L'Italia è stata assente. Non sappiamo se l'Italia appoggia le proposte di andare avanti per organizzare un disarmo, non lo sappiamo. L'Italia non ha trovato il modo di dire una sua parola di pace, per questo noi condanniamo energicamente anche la politica estera di questo governo. Quanto al programma, io non so se ho qui il testo del programma della Democrazia Cristiana, forse... Onorevole, lei ci ha promesso risposte brevi, brevi è stato così fedele. Sarò brevissimo, collega. Prima di tutto io lo trovo reticente, perché precisamente non parla di ciò che è avvenuto nel mese di luglio, dei problemi che sono sorti da quella situazione. Lo trovo
equivoco, perché non dice quel che la Democrazia Cristiana farà dopo le elezioni. Come fa un partito presentarsi al corpo elettorale con la propria bandiera e su questa bandiera c'è un punto interrogativo? Che cosa farà la Democrazia Cristiana dopo? Giunte di destra, giunte centriste, non lo si sa. Trovo poi che è falsa tutta la parte che sostituisce alla lotta per il progresso della democrazia la lotta contro il comunismo. Trovo che vi sono delle affermazioni nettamente contrarie alla lettera della Costituzione. In questo programma si parla di organizzare i controlli di merito sulle decisioni dei consigli comunali e provinciali. La Costituzione afferma nei suoi articoli, credo che si, non so, apertamente, che nessun controllo di merito nell'articolo 130 e in un successivo articolo, che nessun controllo di merito deve esserci. Per questa via il programma arriva persino a qualche cosa di grottesco. Quando qui si legge, per quanto si riferisce alle regioni, voi sapete che in Italia dovevano essere istituite dalla fine del 1949, e qui si dice che il Partito della Democrazia Cristiana porterà avanti l'attuazione delle regioni. Non è stato fatto nulla, il che vuol dire che in un modo veramente grottesco dichiara che continuerà a non fare assolutamente nulla. Poi noi rivendichiamo l'autonomia degli enti locali, e qui l'autonomia non è difesa, se ne parla con espressioni ambigue, equivoche. Vorrei citare un fatto, se mi si permette, e poi avrò finito. A Reggio Emilia voi sapete che cosa è capitato. Sono stati uccisi sulla piazza 6 cittadini, avevano moglie, avevano dei figlioletti, hanno lasciato vedove e orfani. Il comune di Reggio Emilia e alcuni altri comuni della provincia hanno votato delle piccole somme, 10, 20, 70 mila lire, in aiuto a queste famiglie. Interviene il prefetto per ordine del governo centrale e annulla tutte queste decisioni. Questo vuol dire che quando uno cade in un conflitto con la forza pubblica, io non so se avesse ragione, se avesse torto, però devono essere condannati alla miseria, a morire di fame, la vedova, i figlioletti che gli ha lasciato. Queste enormità debbono finire. Bisogna restituire agli organi locali l'autonomia che a loro garantisce la Costituzione repubblicana. Se siete rapidi, credo che recuperando il tempo del gioco fermo possiamo aggiungere due domande e due risposte. Onorevole Togliatti, sono Palumbo del Corriere Mercantile. Onorevole Togliatti, nella conferenza stampa di martedì scorso il ministro dell'Interno Scelba ebbe a dire che a suo giudizio si può ben votare anche senza dare il voto alla Democrazia Cristiana. Desidero sapere da lei, come capo del comunismo italiano, se ella ritiene che si possa ben votare anche senza dare il voto al Partito Comunista, e in caso affermativo a quale o a quali partiti ella consiglierebbe di votare. Io le farò una risposta assai breve e credo significativa. Coloro che non vogliono votare per la Democrazia Cristiana hanno due strade. Primo, non dare il voto alla Democrazia Cristiana. In questo modo votano contro la Democrazia Cristiana una volta. Ma hanno anche un altro modo, di dare il voto al Partito Comunista. In questo modo avranno votato contro la Democrazia Cristiana non una, ma due volte. Prego. Giacomo Ghirardo, del Mattino. Io vorrei attenermi strettamente all'argomento elettorale, anzi al funzionamento dei consigli comunali, visto naturalmente non a scadenza dei mesi immediatamente successivi alle elezioni, ma negli anni, nei quadriennio. Rapida, per cortesia. Il 6 novembre verranno costituiti dei nuovi consigli comunali che saranno formati da gruppi consigliari di maggioranza e di minoranza, cioè di opposizione. Io vorrei sapere da lei, onorevole Togliatti, se nelle future elezioni politiche un successo elettorale del Partito Comunista portasse il Partito Comunista alla direzione di governo, i gruppi consigliari di opposizione
potrebbero continuare ad avere piena libertà di azione come l'hanno oggi, e in questo caso il Partito Comunista Italiano, cioè, accetterebbe il principio non solo della pluralità dei partiti, ma dell'esistenza di una opposizione in un paese regime comunista, cosa che sarebbe assolutamente nuova e quindi che porrebbe in un certo senso il Partito Comunista in una posizione critica verso i paesi dove oggi esiste un regime comunista. Ida, da quando abbiamo rovesciato il fascismo, noi abbiamo fatto una esplicita dichiarazione che noi ci ponevamo sul terreno della democrazia, di uno sviluppo democratico. Abbiamo conquistato la Costituzione repubblicana, dove i principi democratici sono sanciti, e abbiamo sempre dichiarato e rimaniamo fedele a quei principi. Lei mi dirà, in altri paesi non avviene così. Qui bisognerebbe fare un lungo discorso. L'Italia è un paese di grandi tradizioni intellettuali, di pensiero. Si potrebbe dire, i pensatori italiani sono stati gli iniziatori della grande scuola moderna dello storicismo. Pensiamo a Giambattista Vico, pensiamo ad Antonio Labriola, ad Antonio Gramsci, a Carlo Cattaneo. Ora, il punto di partenza del pensiero moderno storicistico è la concretezza dell'analisi, la realtà. Nell'Unione Sovietica, nella Cina, in altri paesi, la rivoluzione socialista si è realizzata nelle condizioni che erano dettate da quelle circostanze, dai rapporti di forza, dalla guerra, dall'attacco di tutti i nemici e così via. Noi, quando eravamo sotto il fascismo, era un regime antidemocratico e antinazionale, ci aveva privato di tutte le libertà. Oggi parlano dell'Alto Adige, i fascisti. L'Alto Adige loro l'avevano dato ai tedeschi, sotto Mussolini l'Alto Adige era diventato una provincia dell'impero tedesco, una provincia del Deutsches Reich. Contro quel regime dovevamo lottare con tutti i mezzi, abbiamo lottato prendendo anche le armi. Ma conquistateci la democrazia, la Costituzione repubblicana, è una conquista nostra la democrazia in Italia, del movimento popolare, dei comunisti, dei socialisti, dei democratici avanzati, dei democristiani, anche che hanno opinioni democratiche. Noi siamo impegnati ad andare avanti su questo terreno e la Costituzione repubblicana ci garantisce che andando avanti su questo terreno noi riusciremo a gettare le fondamenta di una società nuova, fondata sulla libertà e sulla giustizia sociale. Il tempo è abbondantemente scaduto, credo che abbiamo rispettato tutte le regole del gioco, anche quelle del gioco fermo, e chiudo quindi la quarta conferenza stampa di Tribuna Elettorale avvertendo che nelle giornate di sabato e di domenica non vi saranno conferenze stampa. Riprenderanno lunedì 21, la prossima della serie avrà luogo lunedì sera alla stessa ora e ne sarà protagonista l'onorevole Covelli del Partito Democratico Italiano. Ringrazio l'onorevole Togliatti, ringrazio coloro che gli hanno rivolto le interrogazioni e auguro a